Benvenuti a questo terzo e ultimo incontro di Investire in Titoli. E queste librerie indipendenti hanno sposato il nostro progetto culturale e l'hanno molto sponsorizzato, per cui la casa editrice ha avuto successo in gran parte grazie a loro. Dove mette a disposizione dei librai una selezione di titoli prima che vengano pubblicati perché possano avere più possibilità di difenderli, di venderli. Questa pubblicazione si chiamava Le parole e le immagini e coinvolgeva gli editori, i librai e gli addetti ai lavori. Nasceva dalla necessità di spiegare che cosa fosse un albo illustrato agli adulti. Abbiamo una piccola libreria, un po' certo mettersi di provare a chiedere le condizioni che ha una catena, però un gruppo di librerie lo può fare.